presto. Grazie. A voi, ragazzi. Quando abbiamo iniziato questo progetto, quello che ho cercato di trasmettere ai miei angeli e che penso di esserci riuscita, è il valore della parola solidarietà e del concetto di angelo. L'angelo è qualcuno che protegge e penso che i miei angeli lo hanno dimostrato in questi mesi ampiamente, soprattutto nel momento in cui siamo stati costretti, tra virgolette, a fermarci, perché in realtà non ci siamo mai fermati. Spieghiamo ai commercianti. Grazie. Che perché abbiamo fatto questa scelta. L'iniziativa nasce perché la Regione Campania ha dato in dono delle mascherine arrivate tramite posta. L'associazione Annalisa Durante ha pensato bene di aiutare i cittadini. Oggi, 27 maggio 2020, si è tenuta un'iniziativa a Forcella promossa dall'Associazione Annalisa Durante, la consegna delle mascherine ai cittadini e ai commercianti. Un'iniziativa di legalità e di cittadinanza attiva per promuovere il rispetto delle regole, ma anche per sostenere l'economia locale. Sono sempre un maggior numero i cittadini che purtroppo in questa fase 2 stentano a utilizzare le mascherine e i dispositivi di protezione, e qualcuno di loro pretende anche spesso di fare la spesa e di entrare nei negozi senza indossarla, e quindi ci è parso opportuno promuovere questa iniziativa di realizzare noi con gli angeli del cittadino di Forcella, che fanno parte del Corpo Europeo di Solidarietà, questa azione concreta di sostegno alla cittadinanza. In questo modo i commercianti cosa possono fare? Dare la mascherina agli eventuali clienti sprovvisti. E queste mascherine sono corredate di 40 filtri, ogni filtro monouso dura fino a 24 ore, per cui il cittadino può tranquillamente indossare la mascherina con un filtro e all'uscita depositare in un cesto la mascherina, il filtro viene gettato via, smaltito e ecologicamente, e la mascherina viene lavata dal gestore e restituita a un prossimo cittadino di cui ne abbia bisogno. In questo modo non si fermano le attività economiche e il cittadino stesso riceve un sostegno, un supporto laddove ne avesse bisogno. Abbiamo consegnato queste mascherine anche ai giovani e ai cittadini del quartiere, che hanno anche calato dall'alto dai balconi, diciamo, i cestini e i cosiddetti panari per poter raccogliere le mascherine, ed è stata un'iniziativa molto riuscita. Ringrazio Salvatore, Jasmine, Federica, Serena, Nunzia, Savio, tutti quelli che hanno partecipato a questa prima uscita pubblica con questo scopo, e ringrazio l'Agenzia Nazionale Giovani per il sostegno al progetto.